nella loro attività di soccorso pubblico e nel loro essere componente fondamentale del sistema di protezione civile, spesso anche per affrontare rischi non convenzionali, come quando si abbia a che fare con l'uso di sostanze batteriologiche, chimiche, radiologiche. Penso per esempio agli interventi che i vigili del fuoco svolgono in casi di incidenti o infortuni sul lavoro in siti pericolosi come i petrolchimici o simili. Si tratta quindi di una funzione fondamentale che deve essere valorizzata adeguatamente. Per questo insisto sul concetto di piena parità di trattamento. Non ci accontentiamo, non si accontenta il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di una tendenziale, incerta, approssimativa armonizzazione e progressivo allineamento. Chiediamo una piena parità di trattamento perché il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco merita la massima valorizzazione da parte dello Stato. Grazie. Grazie onorevole Maessi. Passiamo all'interrogazione numero 3.1654 dei deputati Burtone e Albanella concernente iniziative volte a potenziare il presidio dei vigili del fuoco nell'area metropolitana di Catania alla luce dei frequenti e gravi incendi registratisi. Il sottosegretario per l'interno Giampiero Bocci ha facoltà di rispondere. Gli onorevoli Burtone e Albanella richiamano l'attenzione su una serie di incendi che hanno interessato alcune aree degradate della città di Catania e chiedono di conoscere quali iniziative si intendano porre in essere per rafforzare il presidio dei Vigili del Fuoco e per attivare d'intesa con l'amministrazione comunale un piano di riqualificazione delle zone interessate. Effettivamente l'estate dello scorso anno in vari quartieri disagiati di Catania si sono registrati degli incendi e purtroppo in un caso, precisamente il 9 giugno, all'interno di un casotto andato a fuoco nel giardino Bellini è stato rinvenuto un cadavere carbonizzato identificato in un cittadino rumeno senza fissa dimora il quale utilizzava il sito come rifugio notturno illuminandolo con ceri e candele. L'evento è stato ovviamente domato grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco. Riguardo al vasto incendio divampato nel campo Rom, ubicato in via Madonna del Divino Amore, le indagini sempre svolte dalla Polizia di Stato hanno consentito di